Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui insieme a voi per provare il primo lancio di Melissa Tani Beauty, il brand di Melissa Tani. Prima di cominciare, se siete interessati a seguire i video, raga, attivate la campanella perché YouTube mi sono accorto dai vostri DM che ha tolto la campanella a un sacco di persone, quindi non vi avvisa più ogni volta che uscirò, ogni volta che faccio uscire un nuovo video. Per chi non lo sapesse, Melissa Tani è una beauty influencer italiana, makeup artist, io la seguo da un sacco, ha sempre parlato di beauty nel corso di tutti questi anni e finalmente ha creato la sua nuova linea. Sebbene io la stimi molto, mi sia molto simpatica, mi ci trovi benissimo, ciò non andrà a influire su quello che penso del prodotto, perché quando parliamo del prodotto e non della persona. Ieri sera c'è stata la sua festa di compleanno e anche un po' il lancio, la presentazione diciamo del suo primo prodotto, che è all'interno di questa scatola. Questo è il logo ed è stata così carina da lasciarci la palette da provare per voi. Aprite la scatolina e abbiamo qui la palette. Io vado, raga, spedito come un camionista perché non vedo l'ora di utilizzarla. La palette è questa qui. L'ingombro della palette nella mano è questo, quindi è un formato piccolo, travel friendly per chi apprezza le palette un po' più piccole da portarsi in giro. L'esterno è in marmo, per chi segue, conosce Melissa, sa che era palese la scelta del marmo. Tra l'altro anche sulla torta di compleanno c'era il marmo e quella torta di compleanno è stata proprio l'highlight della mia serata perché era buonissima. Devo dire che è molto curato, non lo dico in senso negativo, di solito quando escono i brand ho delle aspettative, ma cerco sempre di rimanere abbastanza neutrale per farmi sorprendere un po' dalle cose, comunque valutarle in maniera pura, diciamo. È in soft touch con il logo Serendipity, si chiama la palette, in rilievo che è cangiante in base a come lo colpisce la luce. Made in Italy, cruelty free. Abbiamo la palette. Questo qui è lo schema colori. Le colorazioni sono 12, quindi pur avendo un formato piccino ci sono abbastanza tonalità. Guardate già gli shimmer. Io già ieri bevevo, mangiavo e swatchavo. L'unica cosa a livello di gusto personale, che ho detto anche a lei perché mi piace essere sempre trasparente, io personalmente a mio gusto non avrei fatto l'interno delle cialde nero perché mi piace più tipo una cosa bianca, marmo. Però d'altro canto, infatti, ragionando e parlando anche con lei, il bianco si sarebbe sporcato subito, poi ci sarebbe stato il problema inverso, una palette con l'interno bianco ma perennemente sporco. Da qui la scelta di utilizzare il nero. Sapete che io tendo sempre a dire quello che penso e che poi sono miei opinioni personali. E abbiamo anche uno specchio e le tonalità sono queste, sono nude con qualche twist di colore, questo ice qua che sembra un grigiolino azzurro, questo verde qua che sembra molto interessante, questo snake che già vi dico è il colore che mi sfizza di più. Andremo a fare due look, un occhio, così cercherò di dare più aria possibile a tutti gli ombretti, di farveli vedere il più possibile, quindi direi di incominciare. Allora, sto applicando un correttore più o meno della mia stessa tonalità di incarnato, che ormai non si capisce più qual è, perché l'abbronzatura sta ufficialmente abbandonando questo corpo. Di solito quando faccio le first impression non voglio facilitare la resa degli aiutare gli ombretti con la P. Luigi, perché con quelli risaltano tutti. Voglio partire dal colore Lola, che è un nero. Io ho visto il video di presentazione e non è un nero, non è stato concepito come un nero ultra wow, ok, polveroso. A me non dà fastidio, però ve lo dico sempre perché ad alcuni dà fastidio. Non è stato concepito come un nero mega pigmentato, anche se devo dire che vabbè, perché perché vuole essere una palette alla portata di tutti, sia a livello di skin tone, quindi inclusiva, perché secondo me c'è nero, marrone scuro, questo caldissimo. Cioè la palette, raga, in realtà dal vivo è tipo così più o meno. È un po' difficile da farvi vedere al 100%. E vuole essere comunque anche una palette sfruttabile da qualsiasi mano, non per forza una mano pro, ma anche una mano che si diletta col make up tipo nella vita di tutti i giorni. Questo è stato un po' il concept. Mi aspettavo un nero un po' più asmatico, invece mi sembra bello carico, comunque ne sto prelevando poco. Con un altro pennello vado a prendere Foxy, questa tonalità qua che mi ispira un casino, è super super nelle mie corde, è un nude molto caldo, mattone, e lo vado ad applicare sopra il nero. Ho
cosa che incontra moltissimo il mio gusto, l'ombretto è polveroso in cialda, ne basta pochissimo, letteralmente pochissimo, perché sono veramente tanto pigmentati, almeno questi due colori che ho utilizzato io. Foxy è pigmentatissimo e semplicemente basta che voi anche col residuo andiate a tamponare che si sfuma. Cosa che ho notato, almeno di questi due colori, sono degli opachi, completamente opachi, morbidi. Non sento la texture della pelle secca, asciutta, non vedo cose evidenziate. Ora vado a prendere Brecky, che è questa tonalità qui da transizione, e la vado ad applicare per sfumare tutto quanto anche verso l'esterno. Brecky per il mio skin tone, se non ho una base occhi molto chiara, è decisamente un colore che utilizzerei per sfumare gli esterni, così come ho fatto. Siccome volevo un po' più di carica, l'ho mischiato di nuovo con Foxy, perché voglio che sia un trucco caldone. Adesso vado, senza mettere primer, così vediamo come si comporta il tutto, vorrei mettere Snake, raga, è il colore che mi genera più hype, perché già dallo swatch sembra stupendo, e avere una tonalità così che sembra molto bagnata, ma che è tipo un colore verde con dell'oro, quindi non è così extra da, cioè, oh mio Dio cosa sto mettendo, secondo me è top, e lo vado a mettere qua al centro, probabilmente salgo anche un po' visto che è molto wet. Ok, è bellissimo, mi piace anche un sacco la combo caldo, nero, verdastro, tanta roba, sottile, non segna la texture, bagnato come finish, quindi mi piace molto, fa leggerissimamente fallout, ma proprio una minima cosa qui, l'ho applicato col dito quindi ci sta. Ora voglio prendere Crystal, che è questa tonalità qua, la prima, e andare a portarla un po' verso il sopracciglio, ve lo faccio vedere qui. Anche questo è un colore molto interessante, che sembra un bianco con delle perlescenze doratine lime, insomma molto, secondo me ci sta anche bene con Snake, e vado proprio piano piano a picchiettarlo qua verso l'alto, giusto per avere un po' di movimento, un po' quell'effetto wet, così insomma. Ok, primo look terminato, glam bello cattivo, abbiamo provato 1, 2, 3, 4, 5 colori, penso che la resa si sia vista tranquillamente anche in camera, figo, e mi è piaciuta questa cosa che le dicevo anche ieri, che pur essendo una palette prevalentemente nude si possono fare tante combo, perché ci sono appunto questi colori un po' così. Ora vado a fare l'altro occhio, non so cosa fare, però farò l'altro occhio. Questa volta voglio utilizzare il colore brown, questo marrone qua, e vado all'esterno. Anche lui, come l'ho toccato, è sfarina. Ciò vuol dire che gli ombretti sono molto pigmentati. Se non è la prima volta che guardate i miei video, sapete che gli ombretti molto pigmentati mi piacciono tanto. È un marrone freddo. Vado a prendere Olive, il verde, perché sono sicuro che vorrete vedere il verde. Ok, pigmentazione ci siamo, zia. Cioè, qua vedo un bel lavoro di pigmentazione e noi apprezziamo molto. Allora, ossida leggermente se la base è bagnata rispetto al pan, e vado a tamponare anche in questo caso. Qua lo vedete meno ossidato perché l'ho appoggiato sull'ombretto marrone, quindi la base era, diciamo, settata dall'ombretto in precedenza. Gli ombretti si sfumano veramente facilmente fra di loro, sono molto pigmentati, si crea abbastanza velocemente il make up. Adesso vado ad utilizzare Baileys, che è l'altra tonalità, questa qua è la più chiara, che potrebbe essere il pan, che è più o meno il pana della palette, è leggermente più scuro dal vivo, e vado a fissare questa zona qua, giusto per alleggerire un po' il make up. Allora, vorrei utilizzare Beom, però ho paura di fare una cacchetta. Sì, utilizziamo Beom nella seconda metà della mia palpebra mobile.
Questo colore è bellissimo, super canonico, I do agree. Colore molto easy, ma è molto figo. Non ho utilizzato glitter primer da nessuno degli occhi. Qua abbiamo una forma un po' più sfumata, qua super netta. La cosa molto importante per me è che gli shimmer funzionino anche col pennello per avere appunto delle forme più precise e funzionano da Dio col pennello come avete visto. Non ho niente da dire, sinceramente. Quindi vado a fare la base e faccio magari gli inner corner con voi in casa. Quando faccio il look con i due occhi non so mai cosa usare per le labbra, infatti sembra che io sia sporco di sugo, ma va bene così. L'ultima cosa che volevo fare con la palette è andare ad applicare Crystal, che è il primo colore qua. Comunque li abbiamo provati tutti, raga, tranne il grigio Icy. No, allora, è Ice, oddio santo, cosa faccio? Metto, facciamo Ice intanto, che è così, super glitterato, però oddio, cosa faccio? Non so dove metterlo. Vabbè, inizio a mettere Crystal qui nel mio inner corner, che mi sembra un colore wow, perfetto per illuminare. Oh mio Dio! Mi piace un sacco questa cosa che ha fatto dei colori che questo colore che sembra apparentemente basic, ma invece, cioè, tipo così, ma neanche, è super power, è powerissimo anche da lì. Bellissimo, Crystal è stupendo, cioè bellissimo. E lo riapplico a questo punto, crepi l'avarizia anche di qua, giusto per qua. Cioè, ma raga, io po'. Allora, ho già sporcato la palette, giusto per info, io sono io, è sempre così. Allora, che cosa ne pensiamo di questa uscita? Oggettivamente io credo che la resa degli ombretti sia palese, anche per le texture scelte potrebbe essere una palette anche di un brand super high cost, cioè sono bellissimi, le texture sono quelle che piacciono a me, non venite a dire, lo dici solo perché conosci Melissa bla bla bla, perché se avete visto i video un minimo sapete che io adoro queste texture super bagnate. Non ho avuto oggettivamente nessun problema con i colori. Ho, come ho fatto presente, olive su base bagnata, su di me, con me, per come mi trucco io, ha ossidato un attimino, ma niente di quanto. Comunque si è sfumato tutto benissimo. I look mi piacciono un sacco. Abbiamo provato praticamente tutti i colori tranne questi due. Magari li tengo per Instagram. Farò un reel se vi interessa. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Nulla, devo dire che è super super approvata. Tra l'altro mi aspettavo che il nero fosse, cioè non è che voglio insistere, però ci sono rimasto. Mi aspettavo che il nero fosse molto più grigiastro. Invece comunque i suoi punti scuri li ha dati. Cioè ho una bella intensità, non ho assolutamente niente da dire, raga. Onestamente credo si sia visto. A chi consiglio questa palette? Innanzitutto ai fan di Melissa. Totalmente. Ovviamente a tutte le persone che si rispecchiano in questo schema colori. A chi interessa una soluzione travel che sembra essenziale, però non lo è, raga. Cioè, se voi guardate questi look, riuscite a dire che viene da una palette prevalentemente nude? Non lo so. È una bella cosa per me, cioè nel senso, pur avendo delle tonalità comuni, perché i nude sono quelli, secondo me vengono fuori dei look molto belli. A chi sconsiglio questa palette? A chi ha miliardi di questi colori, a chi non è amante delle soluzioni piccole, a chi non è amante dei colori nude. Easy, cioè secondo me è anche facile scegliere autonomamente se acquistare o meno questo prodotto. E una cosa che comunque voglio dire, secondo me sono molto contento che lei sia riuscita a fare questo brand. Si vede che proprio è un suo prodotto dal pack in marmo, dai nomi Brecky, Olive, Foxy, Beon, Brown, Lola, cioè sono cose che lei ha pensato. Secondo me è una cosa bella vedere quando in un prodotto che viene poi commercializzato c'è la testa e l'anima della persona, e soprattutto chapeau perché è completamente tutto lei, cioè non è una cosa semplice da soli fare un brand, quindi chapeau. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Sono stato il più obiettivo possibile, però, raga, gli ombretti parlano completamente da soli. Ringrazio Melissa per avermi mandato la palette. Sono molto molto contento di averla provata e good luck per il resto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e un commentino qui sotto. Io vi saluto e ci vediamo al... quando, boh. Ci vediamo al prossimo video che sarà venerdì.